Buongiorno, buona Macedonia musicale speciale Sanremo. Oggi parliamo di un ingrediente, quindi di un cantante meno conosciuto al grande pubblico sanremese di Rai 1 e poi altri invece più popolari, decisamente più popolari. Partiamo da Jacopo D'Amico, per tutti Dargen D'Amico. Lui, ho detto, non è molto conosciuto, ma ha lasciato una forte impronta nella cultura hip hop italiana. Lui viene dal rap. Aveva iniziato fondando con Gué Pequeno e J. La Furia le Sacre Scuole, poi dopo loro hanno preso un'altra strada, ma insomma il mondo del rap è quello. Anche se Dargen D'Amico cita tra le sue influenze Lucio Dalla, Franco Battiato e anche Enzo Iannacci, Milano, Milano, Milano. Nel 2006 ha debuttato da solista. Insomma, lui, ecco, ecco, i suoi genitori sono di Filicudi, lui è nato a Milano. Però ecco, originario di un posto meraviglioso. Poi abbiamo un duo, la rappresentante di lista che canta Ciao Ciao a questo festival, ma che sicuramente ricorderete dal festival scorso con Amare, molto d'impatto, molto di immagine, bellissimi. Sono Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Il gruppo, il duo, si è fondato a Palermo. Lui è palermitano, laureato in medicina, lei è toscana, ma era andata a seguire dei corsi di teatro con Emma Dante. Allora, il loro ultimo album si intitola Mai Mamma. Hanno anche scritto un romanzo, Mai Mamma, in cui parlano di maternità, di ecologia, di eredità, di cose da lasciare ai figli, quindi molto loro. Il loro primo CD disco è del 2014, per la, tra parentesi, Via di casa. Vediamo cosa combineranno adesso con questo festival. E poi rimaniamo a Milano, milanesissime le vibrazioni. Vabbè, vi dico i nomi: Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani, Alessandro De Idda. Loro canteranno tantissimo, famosissimi per i tanti, 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 tanti live che hanno fatto a Milano e poi nel resto d'Italia. La canzone che gli ha lanciati è un video che forse adesso odieranno, tra virgolette, anche un po', perché era girato sui Navigli, canzone che si intitola Dedicato a te, poi hanno fatto In una notte d'estate, insomma ne hanno tante di canzoni che sono rimaste. L'ultima che hanno presentato a Sanremo 2020 è stata Dov'è? La band si era anche presa una pausa, nel 2017 sono tornati e appunto li ritroviamo al Festival di Sanremo.